Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della Sapienza. Allora, carissimi, siamo all'ultima puntata degli incontri biblici di quest'anno sul Vangelo di Matteo, che continuerà a accompagnarci fino alla prima domenica d'Avvento. Come penso che sappiate tutti quanti, siamo nel ciclo liturgico dell'anno A e quindi avremo modo, sia nel tempo di Pasqua che poi con la ripresa del tempo ordinario, certamente di ritrovare alcune cose su cui abbiamo meditato, ecco, durante questo tempo. Oggi, con l'aiuto di Dio, cercheremo di leggere insieme il capitolo 28 del Vangelo di San Matteo, che è quello appunto dedicato alla risurrezione, che sono appunto i brani biblici, le apparizioni di Gesù risorto nella redazione appunto dell'evangelista, del primo di questi evangelisti. Abbiamo sentito già qualcosa durante la liturgia, ecco, specialmente chi di voi ha partecipato, ecco, alla veglia pasquale. Si vede bene così? Ecco, meglio così o meglio così? Prima? Ecco, e allora, c'è un capitolo solo molto molto breve, quindi che ce lo leggiamo con calma e oggi ce lo gustiamo con calma, e appunto perché non è molto molto lungo, che, diciamo, racchiude tutto appunto il messaggio secondo Matteo riguardo la risurrezione di Gesù. Lo leggiamo, penso che lo riconoscerete, la prima parte l'abbiamo letto proprio, essendo l'anno A, la notte della veglia di Pasqua. Allora, passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite, ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi. So che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: salute a voi. Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Mentre essi erano ancora per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dichiarate, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E semmai la cosa verrà all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia. Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria si è divulgata fra i giudei fino ad oggi. Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni, però, dubitavano. Gesù, avvicinatosi, disse loro:
mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è il capitolo 28 del Vangelo di San Matteo. Breve, ma come vedremo, ultra denso. Tenete presente che tutto quello che abbiamo letto fa parte di patrimonio esclusivo di San Matteo. Tutto. Quindi non troviamo negli altri sinottici né in San Giovanni le stesse descrizioni che abbiamo appena visto, non ce le troviamo. E quindi cominciamo subito il commento, proprio lo facciamo proprio con calma, versetto per versetto, perché ce lo possiamo permettere avendo tempo a disposizione. Allora, passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Allora, perché passato il sabato e perché all'alba del primo giorno, il primo giorno della settimana? Probabilmente, se avete sentito le omelie fatte nei giorni di Pasqua e della Veglia, ci sarà qualche ripetizione, no? Allora, Gesù, noi sappiamo che è morto alle 3 del Venerdì Santo. Come già spiegato in altra sede, il sabato, quello che per noi è il sabato santo, che per gli ebrei era il settimo giorno della settimana, perché il settimo giorno dell'Antico Testamento era il sabato, non la domenica. D'accordo? La domenica era il primo giorno della settimana. Ecco perché all'alba del primo giorno della settimana era il primo giorno dopo il sabato. Cioè quello che per noi era il lunedì, anticamente era la domenica. Poi vedremo perché la domenica è diventata domenica, proprio perché è stata santificata dalla risurrezione di Gesù, e questo evento ha spostato, diciamo così, la santificazione del giorno del Signore dal settimo. Che cos'è? Il primo giorno della settimana, voi sapete che è stato chiamato l'ottavo giorno, cioè era il primo della settimana, ma è diventato il primo giorno della nuova creazione. Capite? Infatti, noi stiamo celebrando in questa settimana l'ottavo di Pasqua, perché 8 è il numero della risurrezione, perché appunto la risurrezione di Gesù ha santificato questo nuovo giorno. Se poi voi ci fate attenzione, 8 come numero è composto da due cerchi sovrapposti, e voi sapete che il cerchio è il simbolo di Dio, perché il cerchio rappresenta l'infinito. Anche il numero 8, mo dovrei fare un disegnino, se noi lo mettiamo per orizzontale, dà quei due cerchi affiancati che sono appunto il simbolo dell'infinito, cioè il giorno di Dio per antonomasia. Ecco perché le ottave per noi, questi giorni dell'ottava di Pasqua, sono come se fossero un giorno unico che si prolunga ininterrottamente. Per cui la Chiesa in questi giorni sta in festa, vede nella liturgia c'è il Gloria tutti i giorni e si recita la sequenza di Pasqua come se fosse esattamente un ininterrotto unico giorno. Quindi, perché sono andate il primo giorno della settimana? Perché, come spiegavo, per gli ebrei e anche per noi, infatti molti di voi vanno a messa il sabato sera. Perché la messa del sabato sera adempie il precetto? Perché la festa comincia dai primi vespri del giorno precedente, cioè dal calare del sole. Per gli ebrei questa era proprio una cosa rigorosa, per cui alle 5 di quello che era il venerdì iniziava il blackout. Guardate che gli ebrei sono tremendi tuttora oggi, eh? Se andate in Terra Santa, ci sono stato, racconto sempre per scherzo, la prima volta sono andato in Terra Santa, siamo andati a visitare il muro del pianto che era sabato. Tu devi vedere certe cose, no? Bisogna essere comunque rispettosi di queste cose, perché gli ebrei sono ancora in questo mondo e quindi bisogna rispettarlo, no? Però io ero molto giovane, poi ero un po' più di oggi. Insomma, andavo sul muro del pianto, prendo la macchina fotografica e scatto una foto. Parte uno dal muro del pianto, la foto è Saturday! Dico, ma com'è? Dico, che vuoi? Allora mi viene vicino un frate e mi dice, fermo, non fare foto, perché fare la foto il giorno di sabato è proibito. Dico, ma che me ne importa? Dico io, ma io mica c'è, cioè, proibito per loro. No, qui tu stai a casa loro e devi rispettarla. Insomma, faccio una foto. Poi vi devo dire un peccato che commettevo quando ero giovane. A quei tempi io ancora fumavo,
avevo 20 anni perché purtroppo fumavo quando ero giovane. Allora dico, questo va, vabbè, non si possono fare foto, fammi fumare una sigaretta. Per carità di Dio, riparte un'altra volta, non si accendono i fuochi il giorno di sabato. Dico, senti, namosene perché qua. Quindi noi non ci rendiamo conto di com'è, no? Quindi Gesù l'hanno dovuto seppellire in fretta e furia, ma per gli ebrei la sepoltura era proprio un rito particolare, con gli unguenti, con gli ori, con tutte queste cose qui. Quindi dice, tanto lo mettiamo qua. Poi, finita la festa di Pasqua, quindi finito il sabato, torniamo, e per questo che sono andate le donne al sepolcro, se non si sarebbero andate, capito? Quindi il contesto è questo, no? Una è Maria di Magdala, l'altra è l'altra Maria. L'altra Maria è quasi certamente quella denominata negli altri Vangeli Maria di Cleofe. Maria di Cleofe era appunto la moglie del fratello carnale di San Giuseppe e madre dei due cugini di Gesù, che sono San Giuda Taddeo e San Giacomo, che sono gli autori delle due lettere del Nuovo Testamento, tanto per contestualizzare la lettera di San Giacomo Apostolo, e sapete che nel Nuovo Testamento c'è anche una lettera di un solo capitolo di San Giuda Apostolo. Questi erano i cugini carnali di Gesù, diciamo carnali anche se San Giuseppe era il padre putativo, perché erano i figli del fratello di San Giuseppe, insieme ad altri due che vengono nominati nei Vangeli. Quindi attenzione, quando si parla dei fratelli di Gesù non erano i fraterni carnali, ma erano i cugini. Quindi questo è il contesto. Vanno a visitare il sepolcro perché dovevano compiere questi gesti legati alle tradizioni ebraiche in uso per le sepolture dei cadaveri. Allora, che succede? Vi fu un gran terremoto. Vi ricordate che secondo San Matteo, andiamo a rivedere, c'era già stato un terremoto. Il velo del Tempio si squarciò in due, vi ricordate la volta scorsa? Le rocce, la terra si scosse, le rocce si spezzarono e si aprirono i sepolcri. Vi ricordate? Due terremoti secondo Vangelo, secondo San Matteo. Uno, la morte di Gesù. Il terremoto che esprime quasi il dolore della terra per la morte del Figlio di Dio, e in quell'occasione risorgono i morti. Vi ricordate cosa abbiamo detto la volta scorsa? Probabilmente c'era anche San Giuseppe, eccetera. E quindi questi fortunati partecipano da subito alla vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte. Sono le eccezioni, però sono anche la figura di quello che saremo tutti noi alla fine del mondo. Poi c'è questo secondo terremoto, capite? E che succede con questo secondo terremoto? Allora, che l'angelo scende dal cielo, quindi qual era l'altro terremoto? L'annunzio della risurrezione. Attenzione che Gesù era già uscito, perché l'angelo scende, si accosta, lui prende la pietra, la rotola e ci si mette a sedere sopra. Quindi è evidente che Gesù già non c'era più, perché fa questo gesto e poi dice alle donne, andate un po' a vedere dentro che non c'è nessuno. Ecco, quindi Gesù significa che è uscito dal sepolcro senza togliere la pietra, così come vedremo nel Vangelo di domenica prossima, che è la festa della Divina Misericordia, ve lo dico già prima. Noi vedremo, ascolteremo il Vangelo dell'apparizione di Gesù la sera di Pasqua a porte chiuse dagli apostoli, che non c'era San Tommaso, questo è il Vangelo secondo San Giovanni. Poi glielo raccontano e quello dice, io non ci credo, così è qua. Allora Gesù 8 giorni dopo, cioè esattamente domenica prossima, appare un'altra volta, stavolta San Tommaso c'era e gli dice, vedi un po' che devi fare, metti il dito, e quello che prende in colpo, insomma, gli dice, mio Signore, mio Dio, no? Allora, in ogni caso noi abbiamo Gesù che è un corpo che passa attraverso i muri. Non pensiate che non sia possibile questa cosa qui, perché i corpi gloriosi, state attenti, i corpi glorificati, e questo vi invito a rallegrarvi un po', perché vi può sembrare una cosa strana, ma guardate che un giorno quel corpo ce l'avremo pure noi, se facciamo i bravi e risorgiamo per la gloria e non per la condanna. I corpi gloriosi, secondo un passo della lettera di San Paolo egregiamente commentato da San Tommaso d'Aquino, hanno 4 caratteristiche, state attenti. La prima è questa, cioè è la sottigliezza, si chiama tecnicamente. Che cosa significa? Che pur essendo un corpo solido come il nostro, partecipa della virtù divina di poter attraversare i corpi gravi
senza difficoltà. Capite? Questo perché è la potenza di Dio, fa questo e altro. Voi sapete che Dio, noi non ci pensiamo, ma in questo momento, guardate che Dio è qui, ascoltando quello che dico. Non è che siccome stiamo chiusi dentro casa, un muro può impedire al nostro Signore di esserci. Capite? Un corpo glorificato partecipa di queste cose, così come e voi sapete che alcuni santi sono andati in bilocazione, lo sapete, no? Sapete che Padre Pio, ci sono le testimonianze, è stato visto oggi, che cos'è, 19 aprile alle 19:16, stava facendo l'incontro biblico a Pietrelcina e contemporaneamente stava confessando una persona a Milano, ma non c'era un fantasma, la persona di Milano l'ha toccata. E com'è possibile? Scusi, stanno facendo in televisione. E com'è possibile secondo voi? Com'è possibile secondo voi? Perché Dio, come sapete, è presente tutto e dappertutto. Cioè, ricordate il catechismo, è presente in cielo, in terra, in ogni luogo. Se il mio corpo partecipa delle proprietà divine, io posso tranquillamente essere in questo momento qui e anche altrove. Voi pensate che Gesù, che non è un simbolo, si trova nel tabernacolo nostro, ma immaginate quanti tabernacoli che ci sono in tutto il mondo, e guardate che c'è lo stesso e identico nostro Signore Gesù Cristo. È lo stesso, capite? Così come le sue membra fisiche si trovano adesso alla destra del Padre, ma se Gesù vuole può andare in apparizione a qualche mistico contemporaneamente anche a 100 persone differenti. San Paolo nelle sue lettere, nella prima lettera ai Corinzi, dice che Gesù un giorno è apparso a più di 500 persone nello stesso momento. Immaginate, immaginate questi cose, uno dice, sai, l'altro giorno ho incontrato il Signore risorto, dice, quando l'hai incontrato? Dice, ieri alle 5:30, ma che sei scemo? Alle 5:30 stava a parlare con me, no, stava a parlare con me, immaginate questa scena, perché chiaramente queste sono realtà soprannaturali, sono divine. Poi il corpo glorioso è incorruttibile, non invecchia, non ha bisogno di mangiare, non ha bisogno di bere, non sente la stanchezza, non sente il sonno. È così, noi non ce lo possiamo immaginare, ed è sfolgorante di gloria, ha una luminosità intrinseca tipica dei corpi glorificati, perché partecipa della luce immensa che Dio è. Quindi così era il corpo del Signore risorto, ecco perché è passato attraverso la pietra. L'angelo dà l'annunzio, vedete l'angelo? L'angelo ha una funzione, vi ricordate i primi incontri, molto importante nel Vangelo di San Matteo, vi ricordate San Giuseppe? Per tre volte l'angelo nel sogno lo guida, la prima volta per dirgli che non doveva avere paura di prendere Maria come sposa, la seconda volta per avvertirlo che Erode stava facendo la strada degli innocenti e di dirgli vattene via in fretta e furia, e la terza volta per avvertirlo che Erode era morto e che potevano tornare in Galilea. Quindi l'angelo anche in questo caso è lui che scende e dà l'annunzio della risurrezione. Un'immagine bellissima, rotola la pietra e si mette a sedere su di essa. Attenzione, qui ci sono le guardie, si spaventano. Chi è che si spaventa di Dio? Se spaventa di Dio, chi si impaurisce è sempre chi c'ha qualcosa da nascondere, che ha fatto qualche marachella, d'accordo? Cioè, la paura di Dio, che è una cosa molto diversa dal timore di Dio, non è propria dei buoni, ma è propria dei cattivi. Perché c'ha paura di Dio, ripeto, chi c'ha qualcosa da nasconde. Le guardie tremano e vedete l'angelo dice alle donne, non abbiate paura voi non dovete avere paura, perché voi non siete come questi, d'accordo? Peccatori incancreniti, voi siete discepoli di Gesù, quindi voi non abbiate paura. Quindi, state attenti, perché la paura, ripeto, non è una cosa buona. Noi abbiamo il santo timore di Dio, questo sì, ma il timore santo, che non è il terrore o la paura, è quel senso di riverenza dettato dall'amore, per cui io temo che Dio non possa essere contento di me per qualche cosa, temo che magari posso fare qualcosa che non gli piace pure involontariamente, ma non la paura o il terrore. Questo caratterizza chi vive lontano dal suo amore, no? Se so che cercate Gesù e il crocifisso, e l'angelo dice non è qui. Vedete, è risorto come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto. Fate attenzione, tutti i racconti della risurrezione sono sempre tutti così. Allora,
viene dato prima l'annuncio della risurrezione, poi le persone prima vedono la tomba vuota e poi incontrano Gesù. Scusate, non poteva Gesù apparirgli subito e risparmiare tutta questa commedia? E secondo voi perché non l'ha fatto? Perché, per insegnare anche a noi, c'era anche nel Vangelo discepoli di Emmaus di questa sera, che la risurrezione, così come la fede, scrive San Paolo, nasce da una parola che ti viene annunciata e che tu devi fare tua credendoci. San Paolo dice che la fede viene dalla predicazione, è un mistero questo qui. Cioè, uno ti annuncia una cosa divina e tu dentro il tuo cuore dici, sì, ci credo. Questo vale anche per noi. E se non si dà questa fede, non c'è niente da fare. Glielo dice e poi li fa entrare. Queste entrano, non vedono lui, vedono la porta vuota, vedono la tomba vuota. Voi capite che la tomba vuota, perché la tomba è vuota? Non c'è la risposta immediata, perché potrebbero averlo portato via, potrebbero averlo trafugato. Potrebbe darsi che, non lo so, che ci siamo sbagliati, abbiamo sbagliato sepolcro, ci possono stare tante motivazioni, capite? È la fede che ti porta a dare la motivazione corretta. Ricordate anche il Vangelo di domenica, di quando vanno San Pietro e San Giovanni alla tomba. San Pietro rimane, vede la tomba vuota ma non ci crede, San Giovanni vide e credette. Il che fa comprendere quanto è fondamentale, questo che ci ho fatto una predica nel giorno di Pasqua, per noi, la dimensione della fede. La fede è una cosa importantissima e la fede però ha bisogno di essere formata. Voi sapete che se guardate il battesimo, il sacramento del battesimo, nel rito antico, quello che è stato in vigore fino a 30 anni fa, che andrà avanti per 1500 anni, lo sapete qual è la prima domanda che fa il sacerdote al padrino e alla madrina, no? Dice, che cosa viene a chiedere la Chiesa di Dio? Tutti pensano che cosa viene a chiedere il battesimo. La risposta è la fede. E che cosa ti dà la fede? La vita eterna. Perché tu puoi essere battezzato solo nella fede della Chiesa. Perché è così importante questa domanda? Perché la fede, oggi dobbiamo fare molta attenzione a questo, mi lo sentirete dire tantissime volte, perché anche io l'ho dovuto imparare. Oggi la fede non c'è tanto. Perché? Perché le persone non sono formate. Quindi non è che c'è una fede, come dire, completa, granitica, ma c'è una fede un po' vaga. Dici sì, la chiesa ogni tanto ci vado, a messa ogni tanto ci vado, ma la messa non so manco bene che cosa è, no? Poi io dico, provate a fare un'intervista, andate in una chiesa qualunque, d'accordo? Io lo dico per scherzo, ma non c'è tanto da scherzare. Ti metti poi alla porta e dice, senti un po', sei stata a messa? Allora, dimmi in due parole che succede durante la messa. Provate a vedere cosa vi rispondo. Nessuno vi dà subito la risposta corretta, perfetta. Sono venuto a messa perché la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce a cui ho assistito con somma devozione e adorazione come se stessi sotto il Calvario, e siccome mi sono pure confessato mi sono fatto la comunione, perché solo quando mi sono confessato la posso fare. Io vi sfido a trovare una persona senza che abbia sentito queste cose, perché sennò se la prima cosa è troppo facile, che all'uscita di una chiesa vi dica queste parole qua, perché oggi questo non c'è. Perché un po', perché oggi siamo ubriacati purtroppo da tante, cioè siamo in un contesto storico dove purtroppo c'è stato un attacco frontale contro le verità di fede e della vita cristiana, c'è un mondo che vive in maniera completamente difforme dal cristianesimo. Poi siamo bombardati dai mezzi di comunicazione, dalla televisione, dalle radio, da internet, che continuamente ci imbottiscono il cervello di una montagna di informazioni, e molte volte la nostra fede è rimasta, se abbiamo fatto bene, al catechismo della prima comunione e della cresima. Tra l'altro adesso il catechismo della prima comunione e della cresima molte volte ha fatto un po' troppo la carlona, e quindi io incontro persone che hanno 30 anni che si riavvicinano a Dio e non sanno manco dove state casa. Io mi divertivo certe volte andando al catechismo, lo raccontavo tante volte, l'ultimo anno di cresima, quindi persone che sono 5 anni che hanno fatto catechismo in parrocchia, dico, senti un po', quante sono le persone della Santissima Trinità? Ho detto Santissima Trinità, quindi nel nome. 4!
Padre, Figlio, Spirito e Santo. Poi te fai il segno della croce? Il segno della croce qualcuno se lo fa, come se lo fanno, non ve lo faccio rivedere, i satanisti se lo fanno al contrario. Voi sapete che i satanisti purtroppo per invocare i demoni si fanno le cose cristiane, non le fate, mi raccomando, al contrario, cioè il segno della croce al contrario, la preghiera al contrario dall'inizio alla fine. Questi poveracci se fanno il segno della croce, manco lo sanno, come i satanisti, e devono farsi la cresima, capite? Quindi questa situazione oggi è un guaio, capite? E in parte c'è qualche piccola responsabilità, me la prendo anch'io, da parte nostra, nel senso che l'istruzione religiosa a volte è un pochino carente. È vero che anche in parte a volte anche un po' i fedeli laici non avvertono l'esigenza di questa cosa e preferiscono accontentarsi, insomma, di una fede un po' che non dà troppo fastidio e che rimane un po' così. Però la risurrezione è un evento di fede, cioè di cui noi dobbiamo essere certissimi, capite? Cioè che Cristo è veramente risorto, come in questi giorni la liturgia continuamente risuona, non deve essere argomento di discussione, capite? Se io non credo che esiste per esempio l'inferno e il paradiso, quindi che non è che comunque io viva al termine della vita, tanto quando muoro hanno avuto in paradiso, quello che è stato, buono o cattivo, messa o non messa, sacramenti o non sacramenti, tanto Dio è buono, hanno avuto in paradiso. Questo oggi molti lo pensano, ma la Chiesa questo non l'ha mai insegnato. Certo che insegna che Dio è misericordioso, certo che insegna che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, ma insegna anche, ascoltando il Vangelo, che purtroppo non tutti lo fanno, perché non è la stessa cosa vivere una vita santa o vivere una vita lontana da Dio nel peccato. Capite? È così? Capite? Però essere certi di questa cosa, la risurrezione, tutti quanti i corpi risorgeranno alla fine della storia, ma i santi risorgeranno come Gesù e godremo di questa bellezza anche nei nostri corpi, ma i dannati no, i dannati risorgeranno, nel senso che riprenderanno il corpo solo per soffrire per tutta l'eternità pure nel corpo. Guardate che se uno ci pensa, io i capelli ce l'ho più, ma capite, una cosa del genere, i capelli te li fa drizzare tutti quanti, insomma, e non è una cosa bella su cui pensare, specialmente in questi giorni in cui la Chiesa è in festa e in gioia e pensa alle cose belle. Però purtroppo capite, cioè è molto differente avere una prospettiva o non averla, perché questo poi cambia il nostro modo di vivere, no? E di relazionarci con Dio e con il prossimo. Ecco, poi dà l'appuntamento: ora vi precede in Galilea, là lo vedrete, anche di questo ne ho parlato durante l'omelia. Perché in Galilea? Perché nell'omelia in cui ho parlato della fede di Pietro prima e dopo la risurrezione, prima che Gesù affrontasse la morte e la risurrezione, Gesù l'aveva dette tante cose, no? Pure San Pietro l'abbiamo ricordato nel Vangelo di Matteo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cosa gli dice Gesù? Ti è arrivata la luce dello Spirito Santo. Ma che questa non sia ancora una fede risolutiva, lo capiamo, vi ricordate? Subito dopo Gesù dice: bene, adesso tra poco vado a Gerusalemme, devo morire, devo risorgere al terzo giorno. E Pietro gli dice: ah, no, questo non succederà mai. E Gesù dice: vattene via Satana, ma che sei matto, questo è a Dio. Quindi, ma come, 2 minuti prima hai detto che è il figlio di Dio e 2 minuti dopo gli va a Dio? Cioè, scusa, no? Se ci credi veramente che è il figlio di Dio, ma se Gesù dice una cosa, ma come ti permetti di rimbeccarlo? Che sei matto? Cioè, se ti dice che si devi fare così, per quanto sia un'idea che ti va a sconvolgere i tuoi parametri mentali, se l'ha detto Gesù non si discute. Ecco perché li riporta in Galilea. E ecco il messaggio per noi, no? Cioè, il Vangelo, io l'ho sentito qui in giro, cioè, tu ti trovi, vi ricordate il Vangelo che stavamo facendo prima che iniziasse la Quaresima? Il discorso della montagna l'abbiamo visto. Gesù dice: amate i vostri nemici, a chi ti percuote sulla guancia destra porgi anche là. Se mo te pare che faccio questo, tu puoi dire se quanto te pare, però il problema non è come reagisci a queste parole, il problema è chi è che sta parlando. Sta parlando un grande uomo, sta parlando un filosofo, sta parlando, che ne so, uno di questi asceti stacanovisti, capite? È un Martin Luther King o Gandhi, d'accordo? Dice: Gandhi è non violento, si è piato un sacco di botte e ha scelto di non... Beata lui, io invece non la penso come lui, se uno mi dà lo sganso io faccio una faccia così, d'accordo? Ma Gandhi è un uomo,
d'accordo? Potrà anche essere un grande uomo, e dobbiamo tutti avere la stima e il rispetto, magari è un uomo. Quindi se lo dice Gandhi della non violenza, tu dici, ma io sono d'accordo con Gandhi, e quindi sono non violento pure io, oppure no, a me non me ne importa niente, io se uno mi dà qualcosa gli faccio una faccia così, perfetto. E se chi parla è Dio, però che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Noi siamo convinti che chi parla è Dio. Ecco perché li riporta in Galilea, lo dice, ripassiamo tutto il Vangelo e tutte le cose che ho fatto, non perché loro, capite, gli apostoli ci credevano e non ci credevano prima di Pasqua. Sì, Gesù ogni tanto faceva un miracolo, ne ha fatti tanti, però capite, il miracolo, cioè anche quando uno vede un miracolo, capite, tu non è che vedi Dio così come è fatto e come avviene il miracolo, cioè tu vedi uno che era cieco, Gesù gli impone un attimo le mani e poi ci vede, però ma che sarà successo? Ma forse non era cieco veramente, ma forse oggi abbiamo, forse questa è una cosa che la scienza ancora non c'era arrivata. Oppure vedi uno indemoniato, scaccia il demonio, ma questo era indemoniato, c'era il demonio veramente o questo era fuori di testa, era schizofrenico, era pazzo o fingeva, d'accordo? Cioè capite, quindi tutte quante queste cose erano tutti quanti segni, però la sicurezza che quello è Dio ancora non c'era, si vede benissimo, altrimenti Pietro non l'avrebbe rinnegato, altrimenti gli apostoli non sarebbero scappati, ma dopo la risurrezione si discute più. Ed ecco perché quelli sono andati tutti quanti a predicare in tutto il mondo, sono morti tutti i martiri, capite? Allora capiamo anche noi che quando la fede è d'acciaio, cioè una persona che, perché io su tante cose non faccio polemiche, una persona che dice padre io ci credo ma a messa non ci vengo, non ci crede, non è che lui ci crede che a messa non ci crede, capito? Allora è inutile che io lo vivo per collo e dico no, tu devi venire a messa, se no te strozzo, se no te ne vai all'inferno. Tanto quello non ci crede che esista all'inferno, capito? Dice ma manca la messa, è peccato mortale, peccato mortale, manca la messa, dolore natura, fai troppo complicata, Dio è buono, ti pare che ti sta a pensare a queste cose, io faccio tanto del bene al prossimo, ma che è? Capite? Tutti così dicono, ma il problema non è la messa, è la fede che non c'è, capito? Perché padre Pio diceva se uno capisse che cos'è la messa, a messa ci andrebbero tutti i giorni e ci vorrebbero i carabinieri, altro che quattro carri qua, ci vorrebbe un plotone, d'accordo? Perché tutti i 900 persone che stanno qua non c'entrano a messa tutti i giorni, toccherebbe mettere altoparlante da fuori e mettere banche a Piazza Santa, capito? Questo non succede perché purtroppo la nostra fede è piccolina, ecco perché non possiamo mai dare, ma pure la mia, non possiamo mai darlo per scontata, capite? Ecco, dopo tutte queste cose appare Gesù. Questo che ci fa capire? Vi ricordate un'altra parte del Vangelo? Oh, sai quanta gente dice, ah io non ci credo, oh. Però se mi apparisse Gesù non si discute più, d'accordo? Non è così. Vi ricordate il Vangelo di Luca quando il ricco cattivo se ne va all'inferno e a un certo punto c'è quel dialogo, no? Che questo si preoccupa, dice oh, dice a Lazzaro, dice senti manda qualcuno che io ho 5 amici, ho 5 fratelli, quelli non ci credono che esiste l'inferno, digli che facessero qualcosa perché se morono l'inferno ci sta veramente, una volta che c'entri qua dentro non esci più. Allora Gesù risponde hanno Mosè i profeti, ascoltano loro, ma che è Mosè i profeti? Dice, ma quelli ci credono, quelli ci hanno mai a messa, dice però se ci va un morto risuscitato l'ascolteranno. Quello che risponde Gesù è agghiacciante, non è così. E questo si vede subito dopo dalla reazione dei giudei, se non ascoltano la legge e i profeti neanche se un morto risuscitasse sarebbero persuasi. Cioè la gente che non si apre alla dimensione soprannaturale e che ha già deciso che fa io posso ateo così e colà, ma manco se gli appare un morto risorto ci vede, e comincia a dire ho avuto un'allucinazione, mi sono venute le traveggole, mi sono fatto un goccetto, capito? Perché c'è sempre la possibilità di sfuggire da queste cose qua, capite? Per cui ci deve essere sempre un'apertura del cuore. Dio vuole che il nostro cuore sia aperto. Io dico sempre alle persone, sapete quanta gente incontro, a volte qualcuno esagera, mi dice ah padre ho sentito online le sue catechesi, lei mi ha salvato la vita. Dico io non ho salvato la vita a nessuno, numero uno, chi ti salva la vita è il nostro Signore, ma seconda cosa, tu l'hai sentite certe cose perché hai aperto il cuore.
Perché tu potevi pure sentire una catechesi, dici, ma chi è sto scemo che dice tutto questo cretinale? Ma io mi vedo, un bel film con le attrici piccanti e mi diverto. Non mi sento una catechesi sul Vangelo, capito? Cioè, è Dio l'autore, ma tu hai aperto il cuore. Quindi quando Dio vede che i nostri cuori sono aperti, nel tempo fa prodigi, fa miracoli. Ma se il cuore sono chiuso, eccolo subito dopo, che succede? Allora, che fanno i sommi sacerdoti? Mentre erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunciarono ai sommi sacerdoti quello che era accaduto. Le guardie hanno visto l'angelo, si sono messi in paura, dice, oh, ma che cavolo avete combinato? Ma che ci avete fatto fa? Ma chi ci avete messo in croce? Ma sai che è successo? È venuto ad essere qua, ha arrotolato la pietra, siamo entrati dentro la tomba, non c'era nessuno, ma che è sta roba? Immaginate i guardie grezzi, no? Guardate che i soldati romani erano grezzi, cioè, erano animali, quasi allo stato brado, se ti piava il soldato romano ti massacrava, ti tirava fuori le budella, cioè, non era gente, cioè noi adesso non abbiamo la percezione, l'esercito romano era l'ira di Dio fatta carne, quindi immaginate chi erano questi qua, però vista questa cosa sono messi paura, cioè, e vanno dai sommi sacerdoti a dirgli queste cose, cioè sommi sacerdoti, cioè queste sono le categorie più pericolose, cioè persone vicine agli argomenti religiosi, cioè alla fede, quelli la Bibbia la conoscevano, c'erano i passi che annunziavano la vittoria del Messia sulla morte, ma non te passa manco per l'anticamera del cervello. Vedete, perché io ho detto durante una predica che l'uomo è grande quando è capace di dire mi sono sbagliato, perché tu a quel punto devi soltanto che metterti la mano, se ce l'hai, nei capelli e cominciare a piangere in greco romano e chiedere perdono, cioè, capito? Perché se è successa una cosa del genere te sei sbagliato e alla grande. A questi che fanno? Ah sì? Ah, mo è successa questa cosa, quindi mo questi vanno in giro che è risorto. Allora mo dobbiamo attappare questa cosa qua. Corrompono le guardie per andare a dire in giro che non c'era nessun angelo, che sono venuti i discepoli, se hanno ribaltato la pietra e sono fregati il corpo. Vedete il cuore chiuso? Con questi, se uno rimane così, state tranquilli che questi vanno dritti dritti all'inferno, ma non per il peccato che hanno fatto. Perché all'inferno ci va chi mantiene il cuore chiuso fino alla fine, è un peccato contro lo Spirito Santo. E questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Quindi è Dio che, capite, ti dà i segni, ti invita, ti esorta, ma dopo ti lascia libero, dice, senti, se tu non ne vuoi sapere, va bene, io rispetto la tua libertà, ma questo significa che tu ti autoescludi dalla salvezza e purtroppo all'inferno ci vai, come? E per direttissimo. Ecco, l'ultimo passaggio, anche questo è molto bello, gli 11 discepoli, vedete qui c'è l'eco del fatto che purtroppo uno ha fatto una brutta fine, quindi sono diventati 11, poi negli Atti degli Apostoli sappiamo che è stato ricostituito il numero 12 con l'elezione di San Mattia, no? E vanno su questo monte che Gesù aveva loro fissato, sto monte ne possono essere due i candidati. O è il monte Tabor, dove c'era stata la trasfigurazione, oppure il monte degli Ulivi, se San Matteo colloca questo episodio, perché noi sappiamo che dal monte degli Ulivi sicuramente Gesù è asceso al cielo, chi è stato in Terra Santa l'ha visto questo luogo. Il monte degli Ulivi è fatto così, si trova, allora, l'orto degli Ulivi si trova a valle, vicino al torrente Cedron, dalla parte est di Gerusalemme. Poi c'è questo monte degli Ulivi, dietro il monte degli Ulivi c'è Betania, c'è la casa di Lazzaro, e dietro ci sono dei luoghi molto cari al nostro Signore, per esempio il luogo dove ha insegnato il Padre Nostro, i discepoli, e c'è proprio l'edicola dell'Ascensione, cioè c'è un posto, pensate che sulla pietra c'è l'orma di un piede, si vede benissimo, è stampata. La tradizione tramanda che è il piede dove Gesù si è appoggiato prima di salire al cielo, quindi è l'ultima impronta che ha lasciato sulla terra il Figlio di Dio, quindi potrebbe essere questo monte. Vedete però, quando lo videro gli si prostrarono innanzi, attenzione, la prostrazione riguarda sia loro e anche le donne, prendono i piedi di Gesù e lo adorano. Quando una persona si avvicina a Dio, io questo l'ho vissuto su di me, ora vi racconto una cosa, questo ovviamente a prescindere da quando si hanno problemi fisici di chi sta male con le ginocchia, che non è... Allora io, fino a quando ho avuto una fede, io quando entravo in chiesa non mi inginocchiavo mai,
lo confesso, quando ero giovane, né, e facevo la genuflessione davanti al Santissimo Sacramento, proprio non, ma proprio non mi passava manco per l'anticamera, adesso è vero. Quando ho avuto una forte esperienza di Dio e ho, come dire, compreso chi c'avevo davanti, ma io ero capace di starci pure 2 ore ginocchiato e non mi muovevo, capite? Ma non perché uno è bravo, è devoto, si deve far vedere, perché quando tu avverti profondamente che stai alla presenza di Dio, immediatamente ti viene da umiliarti davanti a Lui, cioè, perché lo stare in ginocchio, ancora di più il prostrarsi, prendere i piedi, no, di baciare, è un modo con cui tu dici: tu sei grande e io sono nulla, cioè hai la percezione della divinità. È una cosa molto profonda, una cosa molto molto intensa, no? Gli si prostrano innanzi perché capiscono che stanno di fronte, però ancora alcuni dubitano. Impressionanti. Il che fa comprendere ancora di più che anche se tu c'hai di fronte Gesù risorto, se dentro di te non c'hai una fede granitica, puoi dubitare pure se tu lo trovi davanti. E invece la fede granitica non dubita mai. Io ricordo il mio professore di teologia fondamentale, che l'abbiamo visto al documentario della Sindone, è uno degli ultimi che parla, era Monsignor Rino Fisichella, adesso è vescovo, è... lui diceva sempre a noi, la fede non ammette dubbi. Allora noi stavamo lì, stupendo, dicevo, ma come la fede non ammette dubbi? Ma tutta la verità di fede nessuno la può dimostrare? E come è possibile che non ammette dubbi? Dice no, perché la fede si fonda sulla parola di Dio. Se Dio una cosa l'ha rivelata come verità di fede, è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che quella cosa sia sbagliata. Quindi se tu c'hai qualche dubbio di fede, la fede tua non vale niente, non c'è. Allora noi non ci guardavamo tra studenti, ma questo che dice? L'ho capito molto tempo, c'ha ragione, è così. Perché la fede quando c'è presente il granito, peggio, d'accordo? È proprio solida. Non per niente Gesù ha chiamato Simone il Papa Pietro, la roccia non si smuove, capite? Non la smuove nessuno. Allora Gesù si avvicina e dice loro anzitutto una cosa, questa è la cosa che ci deve stare sempre tranquilli: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Attenzione, dice ogni potere, quindi posso fare qualunque cosa, qualunque. Quindi tu devi stare sempre tranquillo. Ci è venuto il terremoto, sta tranquillo. È venuto lo tsunami, sta tranquillo. Scoppia la terza guerra mondiale, state tranquillo. Dice, ma è così, capito? Io ho ogni potere in cielo e in terra, per cui veramente Gesù risorto ha sempre sotto controllo qualunque tipo di situazione. Qualunque. Questa è la premessa. Allora, siccome mi è stato dato ogni potere in piedi e io sono Dio, adesso dovete fare una cosa molto semplice: andate e ammaestrate tutte le nazioni, dovete andare ad annunciare a tutti il Vangelo. Sta dando i 3 compiti della Chiesa Cattolica. Primo, ammaestrare, perché la fede viene dalle orecchie, come abbiamo visto, e se qualcuno non te l'annunzia, non te le dice la verità di fede, come fai a crederci? Questa è la prima cosa che la Chiesa fa. La Chiesa da sempre è madre e maestra, annuncia e predica instancabilmente la parola di Dio. A che cosa serve la predicazione? A farti avere la fede in Gesù come Salvatore. E come si comunica la salvezza di Gesù? Attraverso i sacramenti. Qual è il primo sacramento? Il battesimo. Battezzandolo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché ciò che Gesù ha fatto per noi ci viene realmente comunicato attraverso i 7 sacramenti. È per questo che sono santi e necessari per la salvezza. Predicate, battezzateli, ecco. Beh, se io mi ascolto un po' di belle prediche e vado a messa e mi confesso, basta questo per andare in paradiso? No. Insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Quindi, insegnate alle persone ad osservare i 10 comandamenti e tutta la legge di Dio. Se prendete il catechismo di San Pio X, dice che cosa uno deve fare per vivere secondo Dio? Deve credere a tutte le verità di fede che la Chiesa annuncia. Andate a ammaestrare tutte le nazioni. Deve vivere santamente e celebrare tutti quanti i sacramenti della nuova alleanza.
battezzate nel nome del Padre e deve osservare i comandamenti e rimanere in comunione con i legittimi pastori della Chiesa, cioè con Pietro e gli apostoli e con i loro successori, perché qui Gesù sta dando il mandato agli undici, cioè a Pietro e agli altri. Se facciamo queste quattro cose andiamo in paradiso, altrimenti se ne manca qualcuna non ci andiamo. Punto. Ecco. Gesù poi conclude dicendo: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa sua presenza è anzitutto una presenza sempre attiva e operante, però i commentatori e gli esegeti dicono: dov'è che Gesù ha compiuto perfettamente questa promessa? Anche qui oggi non sempre ne siamo consapevoli. Nell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia Gesù è presente con noi non semplicemente come è qui adesso, no? Qui Gesù adesso c'è come dappertutto, perché con la sua natura divina non può non essere presente tutto e dappertutto, ma nell'Eucaristia c'è la presenza di Gesù non soltanto con la sua divinità, ma anche con la sua umanità. Da questo non ci pensiamo. Quando io facevo catechismo ai ragazzi, e spero di poterli fare presto, riutilizzavo alcune cose del catechismo di San Pio X, dico: guarda, se mi rispondi bene a questa domanda, fai la comunione e la cresima subito. Non viene più il catechismo, perché c'era una domanda che diceva: adesso, in questo momento, Gesù dov'è presente? La risposta è molto articolata, e ve la dico. In quanto Dio, così come il Padre e lo Spirito Santo, è presente in cielo, in terra e in ogni uomo, tutto e dappertutto. Ma in quanto Dio è uomo, allora, con le sue membra fisiche è seduto alla destra del Padre, ma con la sua vera natura umana, unita alla divinità, è presente tutto e dappertutto nel mondo, nelle sacre specie eucaristiche. Se i ragazzi capivano bene questa cosa, mi rispondevano bene, dico: vatti a fare la cresima, devo pure diventa prete, quasi quasi, guarda, se capisci una cosa di questo genere qua, capite? Gesù nell'Eucaristia adempie questa promessa, e ecco, io vi invito, come vedrete, no? Io qua tengo sempre aperta la chiesa, ma questo lo facevo pure prima, non, questa è la chiesa turistica, non per farci entrare qui i turisti a fare casino dentro, che se non stanno zitti, se non si imparano a stare zitti, piano piano gli tiro il collo, insomma, perché la chiesa è la casa di Dio, ma perché chiunque vuole pregare in chiesa, quindi davanti a Gesù Eucaristia, lo possa fare. Perché certo che uno può pregare tranquillamente in camera sua, perché Dio è presente dappertutto, ma quando sta in chiesa davanti a Gesù Eucaristia è un'altra cosa. Io, se non stessi ogni giorno una cospicua parte della mia giornata in preghiera davanti a Gesù Eucaristia, sarei morto, non potrei assolutamente vivere, perché è una presenza da imparare a conoscere, a scoprire e da valorizzare, perché lui sta lì non per sé, sta lì per noi, è evidente, no? Quindi non è che Gesù ha bisogno di stare lì, siamo noi che abbiamo bisogno della sua presenza e di imparare ad apprezzarla, scoprirla, perché ogni volta che stiamo davanti al tabernacolo, davanti a Gesù esposto ancora di più, se potessimo vedere tutte quante le grazie di Dio che ci arrivano, ci prenderebbe un santo colpo in senso positivo. E con questo possiamo consegnare nelle mani del Signore questo primo anno di incontri biblici. Spero che vi abbiano aiutato a conoscere un po' di più Gesù e la sua parola nella redazione di San Matteo. Se l'anno prossimo sto ancora qui, che il Vescovo non mi caccia subito per indegnità, vi preannuncio che sicuramente l'anno prossimo ci sarà il Vangelo di Marco, che è il Vangelo di Pietro in realtà, perché San Marco era il segretario di San Pietro, quindi c'ha un'impostazione particolare, diversa da quella che vedremo quest'anno, bella ruspante come era San Pietro. Se Dio vuole, su questi schermi l'anno prossimo daremo un'occhiata al Vangelo secondo Marco. Adesso archiviamo, perché adesso col mese di maggio, a maggio mettiamo su un piedistallo la Madonna e tutto quello che faremo è tutto mese mariano. Poi sapete, a giugno c'è il Corpus Domini e si chiude il primo anno pastorale a Sermoneta. Speriamo che sia andato bene e speriamo che il Signore lo abbia benedetto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.